Telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Tele di Oggi. In apertura all'aeroporto di Crotone, il tempo stringe ma ancora non si vedono i soldi delle royalty. Ne parliamo con la consigliera regionale Flora Spurco. Rush finale per l'aeroporto, il rischio c'è ed è vero, quello che non si fa in tempo è l'aeroporto chiude. Sì, il rischio è concreto, ma diciamo, abbiamo sempre camminato sul filo del rasoio, quindi adesso i giorni ovviamente sono contati, anzi direi i minuti, avremmo quello che dobbiamo fare domani, avremmo dovuto farlo ieri. E, fra l'altro adesso ci sono degli adempimenti burocratici da compiere che richiedono del tempo, ma bisogna fare di tutto per compiere gli atti necessari e intraprendere il percorso che è chiarissimo e che abbiamo delineato sin dall'inizio. E lo ripeto, i soldi, l'anticipazione delle royalty ai comuni da parte della regione che sono impegnati a versare l'aeroporto. Stiamo parlando di annualità royalty 2011, 12 e 13. La liquidazione da parte della regione di queste somme, quindi circa 3 milioni di euro ora e non cioè, a data da definirsi. Ed il punto sta lì, il punto sta lì perché la regione è in ritardo rispetto alle procedure. È in ritardo, diciamo, rispetto agli adempimenti burocratici che sono necessari ai comuni per compiere gli atti e quindi bisogna fare in fretta. Io, come ho sempre fatto all'inizio, seguirò anche passo passo l'attività dei comuni e sollecitarli a compiere in fretta tutti gli atti che sono necessari, perché io ricordo che abbiamo incontrato con il sindaco Peppino Vallone la settimana scorsa, il giudice delegato, al quale abbiamo garantito che nel successivo incontro, da tenersi possibilmente entro il 20 ottobre, la data presunta nella quale il giudice insieme ai curatori fallimentari predisporranno una relazione che potrebbe essere di chiusura al 31 ottobre, quindi certificare la chiusura dell'aeroporto al 31 ottobre, oppure di ulteriore proroga delle. Mancano 6 giorni all'incontro. Per arrivare a quell'incontro noi dovremmo arrivarci, per dirla brutalmente, con l'assegno in mano. E allora, per fare questo, che cosa occorre fare? Per fare questo i comuni adesso, ricevuta la comunicazione da parte della regione, ieri l'hanno ricevuta. Lettera ufficiale dalla parte della regione della disponibilità delle royalty da impegnare, 2011, 12 e 13, i comuni dovranno adottare un proprio in giunta, un programma di utilizzo di queste risorse per poi rinviarlo alla regione, che dovrà compiere gli atti e fare il in sei giorni, tenendo conto che ci sarà 5 giorni, perché il 20 poi 5 giorni effettivi, esatto, se il 20 c'è l'incontro in 5 giorni bisogna approvare in giunta queste deliberazioni che attribuiscono le royalty al comune, esatto. Rimandare indietro i documenti alla regione, la regione dovrà predisporre gli atti, deve rimandarla ai comuni, esatto. E i comuni devono fare poi l'atto di liquidazione all'aeroporto. Ci vuole un miracolo. Ci vuole un miracolo, però noi crediamo fino alla fine che tutto si possa risolvere per il meglio. E non è che ce la scampiamo con la proroga dell'esercizio provvisorio, e né vuol dire che poi non dovremo lavorare ancora. Anzi, se noi riusciremo ad ottenere la proroga per i mesi necessari, che sono necessari per fare fino il concorso fallimentare, almeno fino a giugno, ovviamente significa che da 31 ottobre in poi dovremo rimetterci al lavoro per fare la nuova società alla quale dovrà partecipare la regione, perché questo era quello che si era stabilito in quella famosa giunta notturna nella quale la regione si era impegnata a partecipare alla costruzione della nuova società nella misura del 20%, quindi la regione deve restare ferma sull'impegno che ha assunto, i comuni parteciperanno alla costruzione della nuova società come parteciperanno alla stesura di un piano di concordato fallimentare, questo per rimettere, per far uscire il nostro aeroporto dal fallimento. Dopodiché io credo che per il nostro aeroporto la strada sia veramente spianata per rilanciarsi e intravedere una prospettiva. Bisogna fare il miracolo in questi 5 giorni, dopodiché diventa più semplice, sempre che gli uomini, i sindaci non si occupano di politica, visto che si apre la campagna elettorale al comune di Crotone. E si distraggono un po'. La distrazione è vietata. La distrazione è vietata. Io ho detto sin dall'inizio che la manfrina politica deve essere tirata fuori da questa vicenda, perché quando parliamo di bene comune, interesse generale, non c'è più appartenenza che tenga. C'è un unico obiettivo, che è quello di produrre un risultato utile per il territorio. Stop.
è ancora aeroporto in primo piano, basta annunci, ora servono i soldi, titola così un comunicato stampa diffuso da Gianfranco Turino di Fratelli d'Italia. Nel comunicato si legge tra l'altro: i comuni in questi giorni sono impegnati a predisporre le carte per utilizzare le royalties come finanziamento dell'esercizio provvisorio. Un giro di documenti tra regioni e amministrazioni locali che solo la burocrazia italiana può immaginare per far spendere ai comuni i soldi che appartengono ai comuni. Completata la burocrazia, si farà in tempo ad avere moneta sonante, si chiede Turino, perché è chiaro che il Tribunale non si fiderà più delle classiche pezze giustificative degli enti locali, ma vuole vedere i versamenti fatti. È ingiustificabile essersi ridotti all'ultimo minuto per una vicenda che poteva tranquillamente essere pianificata e risolta mesi fa, correndo nuovamente il rischio di chiusura dello scalo. Che la Regione, scrive Turino, provveda immediatamente all'erogazione dei fondi royalties o a trovare ad ora altre risorse da mettere sul piatto. L'aeroporto di Crotone ha una speranza di sviluppo soltanto se la città e la politica tutte insieme chiederanno con forza immediatamente la pubblicazione da parte dell'ENAC del bando europeo per affidare la gestione aeroportuale ad un nuovo soggetto. Cambiamo argomento, verbali delle sedute delle commissioni consigliari del Comune di Crotone, richiesti a settembre dalla Guardia di Finanza di Crotone, e giallo su un registro, sentiamo. Il 18 settembre scorso la Guardia Finanza della provinciale di Crotone, su richiesta della Corte dei Conti di Catanzaro, ha richiesto ai presidenti delle commissioni delle commissioni consigliari del Comune di Crotone i verbali delle riunioni. La Corte dei Conti ha aperto un'indagine per vedere se sono stati distratti soldi o sono stati pagati soldi per i gettoni di presenza che non erano dovuti. E come si fa? Attraverso i verbali delle riunioni, perché in base ai verbali sono state pagate le spettanze ai consiglieri comunali. Nell'arco di 15 giorni tutti i presidenti hanno prodotto i verbali che avevano a disposizione, tranne uno, quello della terza commissione. Presidente Domenico Panucci, agenda 139. Perché non ha prodotto? Perché secondo quanto lui ha riferito alla Guardia di Finanza, secondo una denuncia poi fatta, il registro dei verbali, che è un quaderno di composteria, un normale quaderno di composteria, qualcuno l'ha rubato dall'armadietto, qui, in questo a secondo piano, a via Roma, in questo palazzo. Quindi mancano i verbali, stiamo parlando dell'anno 2014, fino al 13 di giugno, fino a quando il presidente della commissione era stato Michele Marseglia, i verbali ci sono, 101 verbali, circa 6 mesi. Dal 13 giugno in poi non ci sono i verbali. Il Presidente della Commissione giovedì scorso si è anche dimesso dall'incarico di Presidente. Nei giorni scorsi è stato sentito dalla Guardia di Finanza, che lo ha convocato, così come ha convocato la dipendente del Comune che è qui per sapere, per appurare se ci sono state delle disattenzioni, se qualcuno ha rubato, perché tra le altre cose sono diversi i consiglieri comunali che sostengono di aver visto il Presidente della Commissione redigere il verbale alla fine di ogni seduta, ma il registro non si trova più, era un armadietto alla portata di ogni mano, ma il registro al momento non c'è più. I peccati di Elisabetta sono tanti e non solo suoi, titola così un comunicato stampa diffuso dagli amici di Beppe Grillo Crotone. Nel comunicato si legge: il nostro sindaco vuole ad ogni costo lasciarci in eredità l'architetto Elisabetta Dominiani, in barba alla Spending Review e in spregio alle più elementari norme sulle assunzioni pubbliche. Si sa, i bandi dei concorsi si possono ritagliare su misura come un abito confezionato dal proprio sarto personale, e forse così si sta cercando di fare. Vallone e Dominiani possono essere ritenuti responsabili e complici dello sfascio della gestione del territorio avvenuto in questi anni. Ne sono esempio alcuni progetti manomessi disinvoltamente e comunque mai conclusi: il teatro comunale, il parco Pitagora, il contratto di quartiere di Fondo Gesù,
Urban per il centro storico, l'Orto dei Cappuccini, la riqualificazione di via Tellini, il Park and Drive di via Regina Margherita, la riqualificazione di via Libertà e tanti altri, anche la cementificazione di Capocolonna porta la firma dell'architetta Dominiani, come gli interventi di via Verdoni e il tentativo di distruggere il castello della città. Milioni e milioni di euro in fumo senza che la città ne abbia colto nulla. Questo sindaco, prima di andare via, oltre a precludere ai suoi successori di poter utilizzare i finanziamenti di cui avremmo diritto, vorrebbe lasciarci una dirigente che in questi anni non è stata in grado di migliorare e ridare dignità a Crotone. Sembra proprio non voglio uscire di scena. La nostra città aspetta ancora il piano strutturale comunale, strumento programmatico necessario allo sviluppo di una città che è stato oggetto di speculazioni e cementificazioni ad hoc, in barba a leggi e regolamenti da approvare, insomma nella più assoluta opacità. Il MetApp Amici Beppe Grillo di Crotone si oppone a questa gestione cementificazione del nostro territorio, a qualsiasi concorso che pregiudichi l'azione della futura amministrazione. Vigileremo su ciò che sta accadendo e su ciò che accadrà. Ennesima emergenza occupazionale a Crotone stamane nei pressi del Tribunale, protesta dei lavoratori dell'ex PAM del gruppo Pristera. Circa 200 lavoratori aspettano risposte dal Tribunale sul loro futuro. Sono i lavoratori dell'ex PAM, del gruppo Pristera. Allora, siete qui stamattina perché il Tribunale si deve esprimere. Esatto, stamattina il Tribunale deve omologare il concordato che c'è fra Pristera e i dipendenti. Stiamo aspettando da mesi quello che ci spetta, i nostri vecchi stipendi. Stiamo aspettando delle risposte, sono mesi che non sappiamo niente, non sappiamo cosa succede. Oggi se non escono da qui con delle risposte concrete noi non ci muoviamo da qua, perché noi abbiamo delle famiglie, siamo 7 mesi senza stipendio, senza niente, vogliamo delle risposte. Vuole delle risposte anche sul futuro, perché ci deve essere per voi la cassa integrazione che ancora non è stata garantita. La cassa integrazione non arriva da 7 mesi, cioè dal 1° aprile noi siamo in cassa integrazione e non arriva, non arriva niente. Non vi pagano? Non è nemmeno uscito il decreto, quindi finché non esce il decreto noi... Siete in una sorta di limbo dove... Siamo in bilico. Siete in un limbo, siete né in nessuno dei tre regni, il paradiso, inferno, purgatorio. Esatto, non nemmeno. Nemmeno nel limbo. Penso che Dante ancora non ha inventato un... Il limbo. Esatto, per noi. Siamo sul filo del rasoio veramente in tutti i sensi. In tutti i sensi, e quindi vi aspettate che il Tribunale vi dica almeno una parola precisa, chiara. Sì. Una parola chiara, una data precisa, e quello che ci spetta deve arrivare al più presto, Grazie. È ancora emergenza occupazionale, dopo il sit-in di ieri fuori la sede della prefettura di Crotone, stamane il prefetto dottor Vincenzo De Vivo ha ricevuto i segretari generali delle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL. Al centro dell'incontro il mancato pagamento delle spettanze relative all'anno 2014 riferite ai lavoratori in cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga. Manifestazione di protesta davanti alla prefettura, i lavoratori in mobilità in deroga, siamo alle solite. Ancora i soldi si annunciano e non arrivano. Non solo i soldi, ma c'è anche praticamente un decreto firmato dove dichiara che dovrebbe pagare la mensilità. Chi l'ha firmato? Questo l'ha firmato la Regione Calabria, l'assessore Roccisano, Federica Roccisano. L'assessore al lavoro? L'assessore al lavoro. Naturalmente venerdì hanno avuto un incontro lei più il segretario dell'INPS regionale Greco, di cui noi di questo incontro avremmo dovuto avere qualche risposta, non abbiamo avuto nessuna risposta. Non sappiamo perché c'è un decreto, dicono che ci sono i soldi e non ci pagano come al solito.
E quindi stamattina è scattata la protesta? Sì, chiediamo al prefetto almeno di radunarsi con tutti gli altri prefetti, perché questa protesta è un po' su tutti i territori. Quindi in tutta la Calabria, sì, CGIL, CISL e GUIL sono direttamente dai prefetti, quindi anche il prefetto di Crotone di fare quello che fanno tutti gli altri, cioè, prefetti. Di sollecitare la Regione Calabria a mantenere gli impegni. Sì, anche se ieri sera abbiamo avuto una convocazione dall'assessore Federica Roccisano per domani. Quindi domani incontrerete l'assessore? Sì, speriamo che domani, invece di fare le solite chiacchiere, ci dia una risposta concreta, che sarebbe quello di vedere qualche pagamento più che altro. Una family card da utilizzare per acquisti a prezzo agevolato e una riduzione sui tributi per le famiglie numerose. È la proposta avanzata dall'assessore comunale alle politiche sociali Filippo Esposito per venire incontro alle esigenze dei nuclei familiari composte da numerosi componenti. Dopo l'incontro avuto nei giorni scorsi con i rappresentanti del Comitato Famiglie Numerose, l'assessore Esposito ha svolto uno studio approfondito per conoscere l'effettiva consistenza di queste famiglie a Crotone. L'analisi ha rilevato l'esistenza di 581 nuclei familiari, di cui 400 composti da 6 componenti, 106 da 7, 48 con un nucleo di 8 componenti, 17 con 9 familiari, 8 con un nucleo familiare pari a 10 persone e una famiglia composta da 11 persone, nonché un nucleo familiare di ben 14 persone. Il 35% di queste famiglie supera il reddito di fascia considerata debole, per le quali l'amministrazione Vallone già applica riduzioni e sgravi tributari. L'obiettivo dell'assessorato è quello di prevedere un'agevolazione anche per le famiglie numerose che non rientrano nella fascia di esenzione o riduzione. Con la Confcommercio l'assessorato si propone poi di prevedere un accordo che consenta l'istituzione di una family card destinata appunto alle famiglie numerose, che possa essere utilizzata presso rivenditori disponibili a esercitare uno sconto sulla merce acquistata. Delle due ipotesi di intervento l'assessore ha già investito le competenti commissioni consigliari, bilancio e politiche sociali. Un serpente a spasso nella prima traversa di Via Libertà a Crotone, una signora coraggiosa lo ha ucciso dopo che nessuno era intervenuto per farlo. Ci hanno chiamato allarmati appunto alcuni cittadini della zona, che tra l'altro segnalano la persistenza ormai da anni di problemi alle fognature. Scusate, prendete questa gogna che non mi vengono mai aiutare. Questo l'ho ammazzato io, eh? Anziché di venire gli altri ammazzati. Sì. Fino a fare qualche cosa. Stamane presso la prefettura di Crotone si è proceduto alla consegna di un immobile confiscato alla criminalità organizzata e costituito da un fabbricato a tre piani fuori terra, sito nel comune di Isola Capo Rizzuto e che sarà destinato a ospitare un asilo nido. Ha proceduto alla consegna per la prefettura il dottor Eugenio Pitaro, per il comune ricevente il vice sindaco signora Carmela Maiolo. La consegna di oggi è conseguente ai provvedimenti emessi dal Tribunale di Crotone, sezione misure di prevenzione, dalla Corte di Appello di Catanzaro e dalla Suprema Corte di Cassazione. Il direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha disposto il trasferimento del fabbricato sopra descritto al patrimonio disponibile del comune di Isola Capo Rizzuto per essere destinato a scuola dell'infanzia comunale nell'ambito del progetto Restituzio. E ieri mattina nelle acque antistanti il porto di Crotone si è svolta l'esercitazione Pollex 2015, finalizzata a testare la macchina organizzativa da mettere in campo per il contrasto a tipologie di eventuali inquinamenti causati dalla fuoriuscita in mare di idrocarburi durante le operazioni di refueling del serbatoio di stoccaggio dei motogeneratori di emergenza presenti sulla piattaforma marina denominata Luna A. L'operazione, organizzata tecnicamente dalla Capitaneria di Porto di Crotone, è stata il frutto di programmazione effettuata insieme alla Prefettura di Crotone. Hanno partecipato altresì i mezzi della società Ionica Gas S. Nonché un rimorchiatore. Per la prefettura ha presenziato il funzionario Luciano Santoro. Il sindaco di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi, insiste affinché i comuni possano usufruire del lavoro dei cantonieri dipendenti della provincia, che al momento sono fermi. Parlare di strada, di strade con Amedeo Nicolazzi. Cioè, le cose continuano a non funzionare bene a Petilia Policastro. No, non è che non funzionano a Petilia Policastro bene, a Petilia Policastro funzionano.
non funzionano bene nel territorio di pertinenza della provincia, che è diverso. Cioè, io questo intendo, parliamo di strade provinciali. Strade provinciali. Tu sai benissimo che io ho restituito la delega di delegato provinciale sulle strade. Proprio perché, quello di assessore, che non si riusciva a capire dove era la cappa e dove era la coda. Perché la coda è diventata capo e il capo è diventato la coda. Io a questi giochettini non ci sto. E allora le strade vanno malissimo, ma quello che mi fa più rabbia è che non c'è la minima voglia di cambiare atteggiamento da parte della provincia. Io capisco Vallone, le difficoltà che può avere Vallone. Non ci sono economie, va benissimo. Ci hanno bloccato i soldi per pagarli, va benissimo. Però i signori cantonieri della provincia, non mi rivolgo agli operai perché loro non hanno colpe forse, anzi c'erano capi cantonieri, io conosco il mio Squillace che è un amore, viene pure di notte ad aiutarmi, viene con me, mette. Però se non hanno le direttive dalla provincia non si possono prendere le responsabilità. Quindi queste non fanno nulla perché la provincia... Perché la provincia non dirige. Questo è la... Io non capisco perché, vengono a dirmi che noi non facciamo niente perché non abbiamo la benzina per spostarci con i camion. Vabbè, per tagliare l'erba. Sono tutte questioni di lana a caprina. Perché intanto si risolvono questi piccoli problemi, si risolvono. E il cantoniere per pulire le cunette non gli serve manco la, come si chiama, il tagliaerbe. Gli serve una zappa. E non ce l'ha. Non è vero. Ce l'ha quindi. Ce l'hanno. E se non ce l'hanno, qual era la proposta mia? Stanno seduti là. Mo cominciano a dire pure che non si pagano pure da un mese. Non è che non si pagano da un anno. Non si sono pagati ancora. Il mese di settembre mi sembra, perciò no, sono stati pagati fino adesso, perché non lavorare e tenerli seduti nelle case cantoniere? Io stamattina mi sono fermato, scusate, perché erano seduti. Sì. Si pagano lo stipendio. Noi siamo disponibili ad andare a lavorare, diteci come fare. Ma dico, ci vuole tanto a chi li dirige, non faccio né nomi né cognomi, a chi ha questa responsabilità a dirgli prendete la zappa e andate anche vicino la casupola, la casa Anas che c'è, nelle vicinanze l'erba è più alta della strada, le cunette sono piene di fango e l'acqua non scorre, ci vuole tanto a fare questo, o ci vuole tanto a prendere in considerazione cosa ha detto il sindaco di Bettiglia di affidare i cantonieri per settore ai sindaci, se la vedono i sindaci a fornire quello che serve. C'è la cattiva volontà di mettere in luce anche la provincia, anche il presidente Vallone, perché il presidente Vallone non ce la fa manco lui una bella figura. E certo. Perché poi ce la prendono con lui che magari ha altro da pensare. Questa volta io non chiedo per queste cose le dimissioni di Vallone, chiedo altri tipi di dimissioni. Lui potrebbe assegnare i cantonieri ai comuni. Ai comuni. E perché non fa? Io lancio e propongo e poi non mi sento manco le risposte. Io stamattina Non me la sono sentito manco di arrabbiarmi con il capo cantoniere, perché mi ha detto sindaco, vengo pure con la tua macchina e faccio quello che vuoi, però qualcuno me lo deve dire. E perché non lo dicono? Recatevi ai comuni e mettetevi a disposizione dei comuni, troveranno le pastoie burocratiche, le cose. Lana caprina, c'è lana caprina perché c'è voglia di non fare più niente in questa provincia. Forse Renzi è arrivato a questo punto, non lo so. Non lo so se sta dicendo bene o male per le province, non lo so più. Io ho difeso la tenuta in vita delle province, sono consigliere provinciale, ci tengo. Però poi vedendo la macchina organizzativa non sono contento, vedo. Non sono contento. E un'ultima cosa fammela dire. Casa della Salute di Mesoracca. Esatto, torniamo sulla casa. Ieri è venuto Arena, poi come ti avevo preannunciato, è venuto, abbiamo fatto una riunione con i 5 sindaci. Dell'area Petelina. Ormai il laboratorio di analisi di Mesoracca è finito, verrà fatto un punto di prelievo telematico, poi con la panda il sangue arriverà da Bettiglia, forse arriverà a Crotone, speriamo che le strade glielo consentano. Praticamente hanno tolto un altro grande servizio a Bettiglia, a Mesoracca e a tutto il Marchesato. E non mi è piaciuto questo modo, non mi è piaciuto. Io dico una cosa. Io ho preteso che alla riunione con i sindaci partecipassero i dipendenti e mi è stato accordato poi. In quel momento mi dicevano di no, poi hanno detto di sì. Però ho visto un'apatia generale.
non siamo più abituati alla lotta, vedete. La gente vuole tutto quanto per... Servite su un piatto di... E basta, non siamo abituati più alla lotta, non c'è persone che si organizzano, non c'è... Io una cosa me la voglio lanciare ai sindacati. Quello che mi ha fatto, non ho visto, e sono tutti amici miei, no? Parlo di Willy, Cisli, CGL, tutti quanti i sindacati di sanità e così via. Ma io non ho visto spendere una sola parola su questa chiusura dell'ambulatorio di Mesoraca. Come mai? Dell'ambulatorio di... Non ho letto niente, articoli, niente. Non ho visto una protesta, una manifestazione. Perché non la facciamo? Lancio un appello ai sindacati. Ma vogliamo metterci insieme, protestiamo insieme e vediamo se c'è da salvare qualcosa, lo salviamo. Se non è possibile va bene. Ma almeno proviamoci. Provare non costa nulla. Non costa nulla, è gratis. Ha ottenuto un finanziamento di 16 milioni di euro per realizzare un insediamento industriale, ma parte delle attrezzature, nonostante la documentazione prodotta, non erano mai entrate nei capannoni. A scoprirlo sono stati i finanzieri della compagnia di Crotone, che hanno denunciato il legale rappresentante di un'azienda per truffa e falso e segnalato il caso alla Corte dei Conti. Il Ministero ha avviato la procedura per recuperare i contributi, avviata anche la procedura di fallimento. Era stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, stiamo parlando del boss Pasquale Nicoscia. La Corte d'Appello di Catanzaro, accogliendo l'istanza presentata dagli avvocati, ha ridotto la pena a 30 anni. E 28 richieste di condanna per pene che vanno dai 17 ai 2 anni di reclusione e per oltre 250 anni di carcere sono le richieste avanzate davanti al GUP dal sostituto procuratore della DDA di Catanzaro Domenico Guarascio nei confronti dei presunti esponenti delle cosche di Petila, Policasso e del Crotonese. Il processo, con rito abbreviato, vede 28 imputati accusati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione ai danni di imprenditori e commercianti, spaccio e violazioni in materia di armi e scaturisce dall'operazione Tabula Rasa, messa a segno a maggio del 2014 dai carabinieri di Crotone. L'indagine in particolare avrebbe fatto luce su un grosso giro di estorsioni perpetrate contro commercianti, imprenditori edili, agricoli e turistico-alberghieri. Secondo gli investigatori, gli imputati disponevano di numerose armi e sarebbero riusciti a imporre un vero e proprio monopolio nei vari settori della vita economica del crotonese. Per coloro che non si sottomettevano, non mancavano ritorsioni di ogni genere, dei mezzi dati alle fiamme, ai raccolti distrutti. Il pubblico ministero ha formulato le seguenti richieste: 3 anni di reclusione per Carmine Astorino, 10 per Franco Astorino, 3 per Salvatore Astorino e Leonello Astorino, 2 per Domenico Bruno, 14 per Massimo Carvelli e per Giovanni Castagnino, per Giuseppe Ceraudo, per Salvatore Comberiati, per Diego Garofalo e per Tommasino Ierardi, 8 anni per Emilio Lazzaro, 14 anche per Luigi Lechiara, 16 anni per Pasquale Manfreda, 10 anni per Giuliano Mannolo, 10 anni per Mauro, Mauro, 3 anni e 6 mesi di reclusione per Domenico Pace, 14 per Giuseppe Pace, 16 per Michele Pace, 3 per Guido Scalise, 14 per Giuseppe Scandale, 4 per Vincenzo Tetti, 5 per Vona Giuseppe. Gli agenti del Corpo Forestale dello Stato hanno scoperto nei giorni scorsi muri abusivi realizzati in calcestruzzo armato per delimitare un'area occupata illegalmente nel villaggio Fratta del territorio del comune di Mesoraca. I presunti responsabili sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. Ed ora incontriamo Nando Amoruso, presidente del comitato Pro 106, in cantiere una serie di iniziative. Non demorde, i morti sulla 106 continuano ad esserci e Nando Amoruso continua la battaglia per il rinnovamento di questa strada della morte. Sì, chiaramente non abbandono quello che è questa battaglia che ho intrapreso circa 10 anni fa. Quindi adesso stiamo predisponendo tutta una carrellata di manifestazioni. Abbiamo iniziato con Strongoli, a Bivio di Strongoli, che mi sono immerso nel letame perché c'ha un grande significato il letame. Siamo nel letame. Esatto, dal punto di vista politico, dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista commerciale. E quello che mi sorprende, perché non hanno capito, io mi sono messo una maschera antigas,
per immergermi nelle tame. Anche quella è una metafora. Anche quella è una metafora. Esatto. Ma non hanno capito, cioè io mi meraviglio della politica locale, va bene, che l'apertura della Siberi Firme, che sarà quanto prima, sì, rappresenta la fine, rappresenta la fine di questo territorio. E siccome io ho intrapreso questa battaglia e quindi la voglio portare fino in fondo, che costa quel che costa, mi meraviglio del mondo imprenditoriale di Crotone, mi meraviglio della politica di Crotone, mi meraviglio di chi opera nel settore, perché il problema qual è? Non hanno capito che io ritengo, e a giorni saprò, che la carreggiata non basta ad un solo autotreno, è la pericolosità che porta questa strada. Lo dicono i morti, ecco questo, perché non ci sono le condizioni di agibilità per questa strada, quello è il nocciolo del discorso. Noi abbiamo manifestato davanti all'ANAS di Catanzaro, giorno 6. Ieri abbiamo manifestato davanti alla sede della giunta regionale, dove è sceso il capo gabinetto perché il Oliverio non c'era, e quindi ho detto a chiare note che si deve istituire a Roma un tavolo che ci sia la presenza della regione Calabria, del presidente o chi per il presidente, del Ministero delle Infrastrutture, dell'ANAS Centrale di Roma e del Comitato Tecnico Interministeriale per la Programmazione Economica. E a questo tavolo si deve definire questa problematica di 106, perché ormai è diventata veramente una cosa veramente vergognosa, già che la politica non ne parla più perché si sentono proprio... Allora il problema qual è? Noi vedremo a questo tavolo chi deve partecipare. Che senz'altro ha preso impegni il capo gabinetto ieri, e noi giorno 28 saremo davanti a Palazzo Chigi, partirà un pullman da Cirò, eventualmente chi vuole prenotare, che vuole venire, il pullman è a disposizione per giorno 28 davanti al Parlamento, e vediamo un po' la manifestazione dell'ANAS che si doveva tenere giorno 20, non so se si fa o non si fa, perché venerdì ho appuntamento all'ANAS di Roma, che sono stato chiamato, logicamente è stato un gesto veramente, come dire, che ho ammirato tanto, perché l'ANAS di Roma mi chiama e dice: sente, prima della manifestazione che deve tenere davanti alla sede a Roma ci possiamo sentire, ti chiama il capo dell'ANAS, logicamente ho detto che andrò senz'altro, mi ha fatto piacere, vediamo un po' dove si arriva, perché i morti devono finire su questa strada. E io mi appello alla sensibilità di tutti, le forze sindacali, che fanno? Le forze sindacali, poi parlano che di infrastrutture, parlano di progresso, parlano di tante cose, ma io dico semplicemente una cosa, che bisogna avere il coraggio di uscire fuori e programmare veramente per questo territorio, perché è un territorio che mi fa pena veramente, e veramente la gente qui non ha più come andare avanti, ecco. E la 106 porta lavoro, parliamoci già, un'infrastruttura, sì, eventualmente un impegno di lavoro, sì. Un impegno di lavoro dal punto di vista turistico, commerciale, via discorrendo. Vediamo un po', io continuo la mia lotta e non mi fermo fino a quando non sarà formato questo tavolo tecnico che si deve formare a Roma. Aperto ufficialmente ieri pomeriggio in località Ponte Coniglio il cantiere relativo ai lavori di realizzazione del percorso del benessere Terme Magna Grecia, progetto finanziato con fondi PISE. Dopo la benedizione del parroco di Cotonei, Don Francesco Spadola, è stato presentato il progetto preliminare relativo alla realizzazione del complesso termale Magna Grecia, pubblicato nei giorni scorsi sull'albo pretorio della stazione unica appaltante di Crotone. Si è svolta nei giorni scorsi la conferenza stampa di presentazione della Pallavolo Crotone. Pallavolo femminile, Pallavolo Crotone, stagione agonistica 2015-2016. Siamo pronti al via dopo una grande esperienza di giugno, dove le finali nazionali ci hanno reso molto visibile a livello territoriale, ma soprattutto a livello nazionale. La nostra dirigenza ha con entusiasmo approvato un progetto di rilancio di questa
attività agonistica che è la pallavolo crotone femminile, che non è solo attività agonistica ma è anche impegno nel sociale. E quest'anno la dirigenza ha fatto uno sforzo notevole, abbiamo avuto l'opportunità di poter portare a Crotone tre atlete molto importanti, Angela Manzo che viene da una serie B2 da Scafati, abbiamo avuto il piacere che due giovanissime atlete molto in vista a livello nazionale provenienti da Soverata hanno scelto di vivere a Crotone, si sono trasferite con la scuola, è un investimento per il futuro. In più abbiamo un grande ritorno di Laura Capria che ha finito gli studi universitari, ha continuato a giocare in Serie C col CUS Cosenza e poi il ritorno di Miriam Reale. Quindi una squadra ad alta competizione, uno staff dirigenziale che ha lavorato tanto, un marketing che è riuscito a trovare le molte porte aperte quest'anno negli sponsor che hanno creduto nel nostro programma e nel nostro progetto. Come CONI provinciale sono molto felice di essere qui oggi alla presentazione della nuova stagione agonistica e come diceva poco fa il presidente Giovanni Capocasale, quest'anno le ambizioni proposte dalla società sportiva vedo che sono molto molto forti e che sicuramente, e io faccio un buon in bocca al lupo, per riuscire a raggiungere il traguardo, l'obiettivo che si sono preposti. E devo dire che quando si trovano delle associazioni così ben organizzate, e io vedo da quello che ho potuto seguire negli anni passati, ma soprattutto adesso quello che sto verificando, quando c'è una buona organizzazione a livello dirigenziale, sicuramente i risultati non possono far altro che venire. Oltre questo io naturalmente devo dire e mi affianco perché il mio compito principale come delegato provinciale del CONI di Crotone è quello naturalmente di allargare la base e quindi offrire nuove opportunità per quanto riguarda l'impiantistica sportiva. Io sto lavorando parecchio in questo senso e spero che insieme agli enti preposti agli impianti di riuscire oltre che a ristrutturare e quindi ampliare gli impianti già esistenti, riuscire naturalmente ad avere nuovi impianti. Quello su cui stiamo puntando è il CONI nazionale, attualmente sta facendo un censimento e ha cominciato proprio con 4 regioni in Italia, tra cui la Calabria. Il censimento sta per essere concluso e siccome il CONI prevede che speriamo che ce la faccia l'Italia ad avere le Olimpiadi del 2024, sicuramente grossi investimenti potranno arrivare, quindi la Calabria e quindi nello stesso tempo speriamo Crotone che riesce ad averla. Altra cosa di cui io sono pienamente consapevole e condivido pienamente è che l'amministrazione, soprattutto parliamo di quella comunale adesso, ha capito e recepito che le società sportive che fanno grossi sacrifici per portare avanti le loro attività hanno dei bilanci abbastanza consistenti, bilanci così consistenti per quanto riguarda le uscite, i bilanci in entrata non riescono a pareggiare le uscite, per cui il Comune di Crotone ha recepito, e speriamo che continuino a farlo, di sostenere le associazioni sportive, oltre a dare gli impianti, a sostenerle anche per quanto riguarda le utenze, perché ritorno a dire che le società sportive vanno avanti grazie al volontariato dei propri dirigenti che tanto fanno per le loro attività, ma che operano non soltanto per le attività agonistiche, come giustamente diceva il presidente Giovanni, ma operano soprattutto anche nel sociale. E questa è una cosa importante e l'amministrazione sembra che l'abbia recepito, perché da solo nel sociale non potrà mai operare se non ha il supporto delle società sportive. Delinquenti nella rete, sapere per denunciare, denunciare per difendersi, convegno nazionale, si terrà domani giovedì 15 ottobre alle 17.30 nella sala convegni dell'hotel Lido degli Scogli e promosso dal Rotary Club di Crotone in collaborazione con l'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Crotone.
Domani, giovedì 15 ottobre alle 11, conferenza stampa per la presentazione della manifestazione Noi e Voi Diversamente Insieme 2015 presso la sede del CONI di Crotone. Sempre presso la sede del CONI, però alle 16.30 di domani, sarà presentato il nuovo assetto organizzativo del settore arti marziali della Libertas. Verrà presentato anche l'evento Primo Trofeo Croton, unica tappa per il Sud Italia, sport da combattimento. Poco nuvoloso, visibilità ottima e vento di 10 nodi. Il tempo previsto per domani su Crotone e provincia, con 22 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo e 21 la minima. Ed ora il bollettino nautico del Mar Ionio: tempo, vento da sud, forza 4, il rinforzo a 7, parzialmente nuvoloso con nubi in aumento, visibilità buona, mare mosso in aumento, tendenza, vento da sud, forza 7 e locali piogge. Sono passati 19 anni dal 14 ottobre del 1996, il giorno in cui un'alluvione sconvolse la nostra città portando morte e distruzione. 19 anni da quei terribili momenti, immagini indelebili per chi le ha vissute, che in chiusura del nostro telegiornale vi riproponiamo per non dimenticare. Per me è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci alle prossime edizioni. Hey, yo, la, 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 la